doing, just mop it. Show these gangsters how you pop lock it. Don't care what you got in your pocket. I peep the way that you rockin' with that thang thang. Girl, stop it. Wanna just bang bang and pop it while the club crowd are just watching. Buenos días, mamen. Ho un'intervista, por favor. No, mi avvergüento. È vergüente? Bene, con lei abbiamo bisogno di un commento tecnico sui vini degustati nella giornata odierna. Partiamo dal Chardonnay della California. Quello che hai portato te? Sì. Così almeno lo faccio vedere il video al mio amico. No. Era buonissimo. Era il migliore. Mentre il commento per il vino proveniente dal cantine Ferrari, invece penso. Beh, quello era molto buono. Sì. Fresco, alla temperatura giusta. Ottimo. E un commento su questo primo posto in cui hai stravolto tutti i tuoi concorrenti? Sono molto contenta. Sì. Soprattutto perché sono andata sopra. Dai, non ti arrabbiare. No, ma lui ha girato bene, a parte il primo ostacolo, l'ha fatto benissimo. Peccato che è stato eliminato. È un peccato per la serata di ieri. Si è stancato ieri sera dopo la prestazione con la Colombia e si è molto stancato. Fregi. O no? Cioè, saudanci. Saudanci del Brasile. Bene. Hai che prospettive ti sei posto per il giro di jumping? Fare almeno due salti. Sì. Ottimo. Sei di forma, Luca, sei pronto? Guarda, niente, il massimo del top, la corda di Thomas e... Partiamo dalla più anziana del gruppo alla più giovane. Ecco, è la Sara. La Sara che ha freddo. Federica, cosa ci puoi dire di questa finora mezza giornata a Porto Viro? Con chi sei lì con la zia Sara? Però dietro di voi scorgiamo una persona che punta al podio. Punta al podio con la sua tecnica. Ma per chi sarà concentrato? Per chi? Vediamo per chi aveva la concentrazione. Ah, abbiamo capito a chi era rivolta la concentrazione. Lui è il famoso Luca della corda di Thomas. Che la corda di Thomas mi sembra è dura, anche se il prossimo giro in jumping, ma che Dio ce la mandi buona. Certo. E qui abbiamo una bis laureata orizzontalizzata. Lei invece è qui in veste di fotografo. Ah, ottimo, è così che svolge. E così svolgo la mia funzione. Ottimo. Un lavoro faticosissimo oggi. Sì. Grazie. Attenzione, la Steph finalmente ha preso la sua postazione, non la vediamo neanche ancora sbadigliante come il solito, ma. Tra poco sì. Sono andata a letto, le una per fare la pizza. Sì? Pizza buonissima, fra parentesi. E qui abbiamo. E lei adesso ha delle scuse che nell'altra intervista aveva delle scuse che non ci ha rilasciato i pantaloni. No, qui abbiamo di fianco il famoso Vittorio con le sue ciliegie invece, che addirittura ha preso un voto nell'ultimo handler come miglior ciliegia. Coltivatore diretto Corrado, si girano i ruoli. Qui abbiamo Corrado, che di solito è dall'altra parte del vetro. Commento sul primo giro di agility. È andato abbastanza bene, speriamo adesso nel jumping. Cosa speri nel jumping? Che non venga eliminato come nell'agility e che vada un po' meglio. Perfetto, grazie. We're up all night to get lucky.